p24.it Notizie, il territorio in diretta. Il 6 novembre tornerà all'ARS. Quali i suoi obiettivi? Intanto, se tornerò all'ARS lo decideranno gli elettori. Il 5 novembre gli elettori sceglieranno quali percorsi sono da premiare e quali candidati, rispetto a ciò che hanno proposto, ai risultati che hanno proposto e a ciò che propongono per la prospettiva, meritano di ritornare all'Assemblea regionale siciliana. Certamente uno degli obiettivi è quello di realizzare l'integrazione sociosanitaria davvero, cioè questo riguarda la disabilità e riguarda le patologie che non possono essere, come dire, limitate senza pensare che chi è affetto da una disabilità, che ha un problema di disabilità, ha delle problematiche anche diverse da quelle sanitarie, le problematiche sociali che debbono necessariamente trovare una risposta immediata. E quindi ho detto che proporrò un disegno di legge nel quale trasformare le aziende sanitarie in aziende sociosanitarie, perché è giusto che la sanità e i servizi sociali non siano separati in Sicilia. Poi dobbiamo realizzare, come dicevo, obiettivi legislativi che ci consentano di avere davvero la possibilità di costruire delle politiche di sviluppo importanti, lo dicevo per il turismo, l'abbiamo fatto per esempio per l'aeroporto di Birgi, occorreranno altri interventi legislativi in altri settori che non sono soltanto quelli dell'agricoltura e quelli delle infrastrutture, ma per esempio sul turismo io credo che occorra approvare prestissimo la legge sul turismo, il disegno di legge che avevamo proposto e che non è stato approvato in tempo dall'Assemblea regionale siciliana in questa legislatura e che gli operatori turistici chiedono a gran voce. Quindi bisogna disciplinare i settori di sviluppo, dello sviluppo di questa nostra regione e proiettare la nostra regione verso una prospettiva che certamente è alla portata della stessa e che può produrre ricchezze e che può aumentare e contribuire ad aumentare il prodotto interno lordo dell'intero paese, considerato che la Sicilia viene considerata oggi dagli economisti come il granaio dell'intero paese, dell'intero TP24.it Notizie, il territorio in diretta.